Mi chiamo Luciano Ram, sono consigliere comunale di Guido di Acqua 16 e sono anche aderente al comitato Casta. Ora farei una piccola premessa per dire che questo è un progetto su cui tanto si è discusso, ma è un progetto che assolutamente non si doveva fare. Non si doveva fare perché è un progetto che non porta da nessuna parte, è un'energia rinnovabile come ha sostenuto Baroni, viene ottenuto dal disboscamento delle foreste, distruggendo le economie del luogo e creando problemi enormi a livello planetario. Le prescrizioni sono molto vincolanti. Infatti è scritto che si ritiene che sia possibile realizzare le opere di revisione a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate all'interno del rapporto della conferenza di servizi. Allacciamento ferroviario. Entro il 31 ottobre del 2007 doveva essere presentato il progetto definitivo. Quando si progetto definitivo? Non è sufficiente che lui ingrazia scriva sopra definitivo, tant'è vero che anche Baroni dice progetto definitivo che deve essere approvato definitivamente dal servizio dello Stato. Allora, il definitivo non presuppone che c'è un qualcosa dopo, definitivo in italiano è tale, definitivo vuol dire che quello è l'ultimo, non che deve essere approvato definitivamente ancora, perché qui ci prendiamo in giro. Questo è importante perché entro 24 mesi dalla 31 ottobre 2007 deve essere realizzato l'allacciamento. In questa pubblica assemblea qui Cortesi in autunno del 2006 disse a richiesta cosa succede se entro il 31 ottobre 2009 non c'è l'allacciamento ferroviario, Cortesi disse gli toglieremo la licenza. Questo ha affermato Cortesi in questa pubblica assemblea. Ma la cosa più scandalosa è che nell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, l'Unigra cosa fa? Nel primo dice, ma forse bene che questi 24 mesi vengono calcolati da quando ci sarà l'approvazione del progetto. E chiede, in questo stato di avanzamento, alla provincia, al comune di Consedice, che venga preso in considerazione questa data da quando sarà approvato il progetto delle ferrovie. Nell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, cosa fa l'Unigra? Dice, visto la richiesta fatta al comune e alla provincia in merito, visto che questi non hanno risposto, vale silenzio assenso, per cui si considera che i 24 mesi partiranno da quando noi avremo l'autorizzazione da parte del ferrovie. Questo è scandaloso, io spero che sia una presa in giro, spero che voi abbiate letto questo documento, spero che Cortesi si faccia carico delle affermazioni che ha fatto in questa sala e che tantissima gente qui convenuta ha sentito. Il ruolo politico degli enti locali non è mai venuto meno in questa vicenda, nel senso che gli enti locali hanno valutato nel loro insieme, come comuni direttamente coinvolti, come comuni cointeressati, assieme alla Regione, nella procedura di via, non in due chiacchiere, ma in una procedura che è continuata per un anno e mezzo, quasi due, hanno valutato tutte le condizioni che potevano rendere possibile la costruzione della centrale. E hanno valutate tutte. Il risultato di questa valutazione sono state le famose prescrizioni, che sono 43. Se qualcuna di queste prescrizioni non sarà ottemperata, sarà una valutazione che faremo tutti, ancora una volta. E la decisione finale, come è spettata la decisione finale in questo caso per l'autorizzazione, spetterà alla Regione perché è l'ente demandato a definire questa scelta. Peraltro le delibere della Giunta regionale sono pubbliche, sono disponibili, sono visibili, quindi si vede chi c'era e chi non c'era, chi era d'accordo e chi non era d'accordo.
e non ci sono problemi per nessuno, non c'è nessun amministratore che intenda nascondersi rispetto alle scelte che sostiene. Non funziona così qui da noi. Qui da noi funziona che si fanno delle scelte, delle volte anche non condivise, si discutono, si valutano, alla fine si decide e si rispetta quello che si è deciso. E si sta nella logica, può essere che si facciano degli errori, può anche darsi, ma si decide in buona fede, si decide con la volontà di servire gli interessi della comunità nella quale ci si trova. E dentro la comunità c'è il sindaco e ci siamo tutti, ci sono gli assessori, ci sono tutti coloro che vivono in questa zona. Il compito di tutti sarà quello di far rispettare le prescrizioni, perché questo è interesse nostro, delle nostre comunità, prima ancora che dell'azienda. Può anche darsi che l'azienda abbia interesse, ma io guardo prima di tutto alle nostre, i nostri interessi, alle nostre esigenze. E le nostre esigenze dicono che, così come hanno stabilito gli enti che ci governano, queste sono le prescrizioni e queste devono essere rispettate. E allora perché ci devono prendere per il culo così? Perché gli permettiamo di prenderci per il culo?